Volkswagen. L'esecutivo apre ad un confronto con i partiti sulle misure per l'emergenza energetica, ma dice no ad un nuovo deficit. Von der Leyen lancia l'allarme: prepararsi allo stop del gas russo. Sondaggio Quorum U-Trend per Sky TG24, Fratelli d'Italia primo partito al 24,1%, il PD al 22,7%, per 9 italiani su 10 giovani esclusi dall'agenda politica. Verso il voto da oggi sul nostro canale nuovi programmi dedicati alla campagna elettorale e parte anche il nostro podcast quotidiano. Sky TG24 a Piombino, la città scelta per ospitare la nave rigassificatore, una decisione che sta sollevando molte divisioni e polemiche politiche. La guerra in Ucraina, i tecnici della IEA stanno arrivando a Zaporizhzhia, secondo i russi, i militari dell'esercito di Kiev hanno colpito il tetto della centrale nucleare. Missione Luna rinviata a causa di un problema ad un motore, è stato annullato il lancio del razzo Artemis 1, il prossimo 2 settembre è previsto un nuovo tentativo. Serie A archiviata la terza giornata ed è già vigilia di campionato, domani tre anticipi alle 18.30 Sassuolo-Milan, alle 20.45 Inter-Cremonese-Roma-Monza. Stasera alle 21 torna Stories, ospite della puntata sarà Cortellesi, l'attrice e la grande protagonista della seconda stagione di Petra in onda dal 21 settembre su Sky. Buonasera e benvenuti in diretta all'edizione delle 20 di Sky TG24. La situazione energetica dell'Italia domina la campagna elettorale dei partiti che chiedono al governo misure urgenti per...